Lussuriosa? No, no, la casa delle, la casa delle 100 stanze. 100 stanze, ma saranno tutte piccolissime. Allora, praticamente questo è Luxury Hotel, ripresento i servizi. So che abbiamo la stanza del dolce, salato, per celiacici, della frutta, per vegani. Questa è la sala conferenze. Notate i simboli di appartenenza, quindi l'uomo si è sempre distinto dai simboli. Allora, notiamo qui la croce dei cavalieri di Malta, il giglio, quindi la Fiorentina, i Boy Scout, gli Aragonesi. Praticamente, perché il giglio? Perché simboleggia i fiorentini? Perché erano i banchieri? Si può dire che all'epoca già esistevano gli sponsor che commissionavano la realizzazione di opere religiose qua sul territorio materano, perché qui si è incontrato il mondo dal punto di vista religioso, comunità latine e greco-bizantine, abbiamo più di 200 chiese rupestri, più questo è il centro storico, un elemento religioso ogni 50 metri, dove non troviamo una chiesa, in più c'è il rafforzamento, ci sono migliaia di cappelle votive, in più oltre alla fede c'era l'esigenza di primaria necessità, la luce, che spesso nei vicoletti manca ancora oggi, e quindi più cappelle c'erano, più lumi c'erano, e quindi c'era più luminosità nei percorsi. Quindi c'è pure, diciamo, nei periodi di alta stagione qui si supera 1000 euro a notte, però c'è una via colazione. Con un piccolo supplemento si può usufruire anche della spa. Piano piano, tanto il nostro motto qua. Questa è la via Crucis di Mel Gibson. Va sano e va in Basilicata tutto l'inverno. Con 1000 comparse, più Monica Bellucci, lei maggiore di 40, la Maddalena. Individuato là, a parte tutto quello che va da Idris fino giù, non è abitato, quello sarà un museo a cielo aperto, demoantropologico. La zona questa è del Sasso Caveoso. Caveoso qua, caveoso! Caveoso viene da questa situazione. Alla base qua gli ambienti sono scavati, qua la situazione era come vediamo di fronte. Queste camere che vedete costruite, in realtà sono costruite sopra le grotte, quindi gli interni sono scavati, gli esterni costruiti. Si chiamano architetture negative, anche architetture intelligenti. Qui praticamente si scavava la pietra, imitazione della grotta naturale, quindi questa è stata la prima abitazione dell'uomo e quindi c'è questa evoluzione. La strada è il tetto della casa di sotto, ora nel tour cammineremo come i gatti. Sopra i tetti delle case. Qui mo hanno fatto anche alberghi in queste camere che una volta erano case contadine e mo sono prestigiosi camere di albergo, anche di lusso, come vedete alle vostre spalle. Godete lungamente. L'ambiente è unico, open space, quindi gli animali in fondo davano calore. Dove c'erano gli animali? C'era il letamaio, arrivava qua. Lo so, l'ho visto, la camera con gli animali. Perché se si faceva male l'asso, non era finita l'economia, l'economia, mezzo di trasporto e di riscaldamento, era tutto. Cosa dava? Il vento che scava la pietra, perché la pietra è tenue, il tufo, ma non è tufo. Questa è arenaria. Sì, il tufo è quello vulcanico, è unico e vulcanico. Questo è carroccia calcarenite, che è di origine marina, lo vediamo dai fossili, anche perché i sassi esistono, perché la roccia è tenera. L'uomo scava dove è scavabile. E tutto questo l'uomo l'ha copiato dalla natura, quindi abbiamo due protagonisti, prima di tutto la natura che ha fatto questo paesaggio, poi l'uomo che con l'esperienza ha portato all'ingegno. Qui si parte da queste grotte da 400.000 anni, quindi il tardo paleolitico, in base alle scoperte archeologiche effettuate dall'archeologo materano Domenico Ridola. Praticamente i primi ritrovamenti si risale al tardo paleolitico, quindi questa attesta Matera, la terza città più antica al mondo, dopo Gerico e Aleppo. Poi abbiamo siti archeologici neolitici sia nei Sassi sia di fronte al parco di 35.000 anni fa, quindi questo segna un'evoluzione dalla grotta ai villaggi, al Medioevo, alla parte nuova, e mo si ritorna indietro. E si ritorna indietro.
Quindi la parola sassi vuol dire rioni pietrosi abitati. Quindi qui da 35.000 anni fa l'uomo ha iniziato a ricavare le prime abitazioni in grotta, imitazione di quelle naturali, con metodi semplici, impiegando quello che c'era. Già qui nella preistoria ancora non c'era il ferro e quindi praticamente ha iniziato a impiegare il legno. Come gli egiziani, cuni di legno bagnati, siccome spaccano la pietra, lo cambiavano e scavavano. La pietra è un ambiente costante e durava tutto l'anno. A questo punto, come fanno i blocchi? Facciamo quelli di legno, c'era il ghiaccio. In più, faceva un'altra attività accessoria. Si graciava il cagionale con la mensuccia. Giro di un po'. Sì, e qua si pensa che fanno un film e già ne fanno un altro, uno dopo l'altro. Questa casa con l'arco era la casa di Ben Hur nel film, il remake, quello che è uscito 2 anni fa nel cinema. Infatti l'albergo che dicevo prima, il Suriotto, sopra, lì è stato ospitato Morgan Freeman, quello di colore simpatico americano. Quindi praticamente qua è dove viene colpito il soldato romano. Arriva l'impero romano, gli danno una sola possibilità di sopravvivenza, quello di fare il gladiatore. La piazza sotto diventa le porte di Gerusalemme, l'ultimo, non quello degli anni 60. Di fronte là dove Mel Gibson ha fatto la crocifissione, anche Pasolini, anche l'ultimo di Vangelo secondo San Matteo, lui è il maestro proprio del cinema italiano nel mondo, anche Ben Hur, sì, anche qua Ben Hur ha fatto la crocifissione. Tutti i film religiosi si concludono là in Golgota, ormai è un Golgota per eccellenza, molto simile alla Terra Santa, a differenza però qua, come vedete, c'è proprio la pace, la tranquillità. È tra i posti più tranquilli d'Italia. Forma delle case qui che sono disposte a cerchi. Lui si è ispirato per l'inferno dantesco, ma il fatto che questo non è ispirato dal giorno islamico. Sì, no, no. Se vuoi vedere l'inferno, comunque no, ma non risulta che conosci il tema. No, lo dico io. Sì. E fanno spontaneamente sulla roccia. Volendo le piantare non fanno, spontaneamente fanno. Allora, i vicinati, cosa sono i vicinati? Case vicine. Praticamente qua si favoriva la convivialità, quindi tutti si conoscevano, tutti sapevano di tutti. Se qualcosa era sfuggito, la vicina spiava e indagava cosa faceva il vicino. Quindi, a questo punto la nonna lasciava proprio la porta aperta e la vicina si affacciava e chiedeva che stai facendo. Quindi si scambiavano le ricette, mangiavano insieme. La sera era un momento che tutti si incontravano. Facciamo le tavolate, mangiamo insieme. E quindi da questo è nato il piatto tipico materano, la grappiata. Che cos'è? La grappiata è una zuppa, ogni primo di agosto, quando il pentolone e si offre una zuppa bollente a tutta la città. Non basti 40 gradi, c'è pure la zuppa bollente. E quindi praticamente qui poi c'erano elementi in comune, tipo la vasca dove lavavano i panni. Quello è un altro dei luoghi di aggregazione sociale. Quindi mentre lavavano, le donne raccontavano cosa aveva fatto il vicino, quindi era tipo Facebook. Oppure partire gli animali, si aggiungeva una tavoletta. Questo dialetto materano da noi si chiama Ustruglatir. Come si chiama? Ustruglatir, per lavare i panni. L'ambiente qua in comune è Uigenons, quindi vicino. Invece poi sotto c'è l'aria fognara, c'è l'aperto, il canale, quindi il vaso da notte, il cantaro. Che lo sapevano pure noi, il cantaro. C'era un canale dove si svuotava il vaso da notte. Quindi in dialetto materano il canale si chiamava Warwigiaun. Quindi canale, là si svuotava il vaso da notte. Ma pure la via si è riscattata, non è più un canale, è la via più piena di ristoranti. Ah, ecco, sempre.